Ottobre è il mese della prevenzione. La vista è un bene prezioso. Prenota oggi stesso il tuo esame visivo gratuito presso il nostro centro. Per tutto il mese della prevenzione, occhiali completi di lenti antiriflesso a partire da 69 euro con visita gratuita. Vieni a farci visita. Siamo in piazza Abro 4, Cava dei Tirreni. OptoCare, ci prendiamo cura della vista. Capita ancora con frequenza, in diverse zone della città di Cava dei Tirreni, di trovare un'auto indebitamente parcheggiata negli stalli riservati alle persone con disabilità. Le segnalazioni giunte alla nostra emittente dimostrano che né l'apposita segnaletica ed i relativi slogan di sensibilizzazione, né tantomeno il timore di incorrere in una sanzione pecuniaria, inducono questi indisciplinati automobilisti cavesi ad agire nel rispetto delle regole. A questo malcostume conseguono inevitabilmente disagi per le persone con disabilità che magari per raggiungere la propria abitazione, per svolgere una commissione o anche per un semplice giro in piazza sono costretti a trovare parcheggi alternativi ed inadeguati alle loro esigenze. Al problema dell'inciviltà si somma quello delle barriere architettoniche. In molti casi, per fare un esempio, in corrispondenza delle strisce gialle non sono presenti adeguati scivoli per consentire l'accesso ai marciapiedi alle persone con disabilità. A dire il vero, l'argomento lo scorso mese di marzo è stato oggetto anche di un tavolo tecnico a Palazzo di Città, nel corso del quale il sindaco Servalli, l'osservatorio cittadino per le diverse abilità presieduto dal dottor Vincenzo Prisco, la polizia locale e la Metellia Servizi hanno cercato di buttare giù le basi per intraprendere le azioni necessarie ad abbattere le barriere architettoniche presenti in città e garantire quindi una più agevole viabilità alle persone diversamente abili. Un obiettivo che si auspica possa essere centrato al più presto.